Ciao lettore e lettrici, nuovo appuntamento con pezzi d'autore, oggi vi parlo di Paul Auster. Ciao a tutti e ciao a tutte, ben ritrovati o benvenuti sul mio canale. Se venite qui per la prima volta, ciao, io mi chiamo Martina. Questo video appartiene ad un progetto condiviso con tanti altri canali del mondo di BookTube. Tutti insieme parliamo di un autore, un'autrice che ha pubblicato tanti libri e che, proprio perché ha una produzione molto vasta, talvolta può creare confusione. Da cosa comincio? Quale libro leggo per primo, visto che ne ha scritti e pubblicati tantissimi? Ecco, la nostra intenzione è quella di proporre varie letture di quell'autore in modo tale che chi consulta i nostri video possa avere una panoramica generale, farsi un'idea e decidere da cosa iniziare. Bene, nel caso del video di oggi c'è una situazione un po' particolare per quanto mi riguarda, perché Paul Auster, il protagonista che abbiamo scelto, è un autore di cui io non ho mai letto nulla, nonostante mi sia stato proposto varie volte. C'è sempre stato una specie di freno, qualcosa che mi diceva non è il suo momento. E quindi ho proposto quest'autore alle mie colleghe e ai miei colleghi per l'appuntamento di questo mese e ha vinto lui, in realtà c'era un sondaggino, ma ha vinto Paul Auster, e mi sono detta bene, finalmente è l'occasione per poter leggere qualcuno dei suoi romanzi, e mi sono sentita nella stessa condizione in cui si trova lo spettatore o la spettatrice ideale di pezzi d'autore, cioè da che cosa comincio? Ho percepito una grande confusione. Perché? Perché Paul Auster è uno scrittore non solo prolifico, ma anche particolarmente versatile. Quindi uno scrittore che talvolta ha ripetuto alcune tematiche, alcuni moduli, alcuni topos nei suoi libri, altre volte ha parlato di cose completamente diverse, ha anche spaziato fra i generi, ha scritto poesia, ha scritto teatro, ha scritto narrativa più o meno breve, quindi c'era veramente tanto fra cui scegliere. E allora mi sono detta, faccio qualcosa che è più nelle mie corde e poi mi affido agli altri canali di cui andrò a guardare tutti i video, farò in questo caso anche io la spettatrice di pezzi d'autore e mi affiderò ai consigli, alle recensioni, ai pareri degli altri canali per avere un'idea un po' più chiara e poi poter scegliere con più consapevolezza. Ma intanto, che cosa propongo io? Che cosa ho proposto a questo punto? Sono andata a cercare qualcosa che fosse più pertinente a ciò che mi affascina tantissimo degli scrittori. Ho trovato un testo in biblioteca e l'ho letto con estremo piacere, anche perché poi dentro ci sono state delle sorprese inaspettate. A me piace tantissimo, dovete sapere, scoprire la vita degli scrittori e delle scrittrici. Sono sempre stata affascinata dalle loro biografie, che tante volte sono anche più romanzesche degli stessi scritti che poi elaborano. Non per niente ci ho dedicato una playlist e una rubrica apposta con il Non era una brava persona, quindi mi piace anche raccontarle queste biografie in maniera un po' alternativa. E ho recuperato questo volume, Sbarcare il Lunario, casa editrice Einaudi, per questa collana che conosciamo molto bene, Super Coralli, copertina rigida, non un testo particolarmente recente, di diversi anni fa. Che cos'è Sbarcare il Lunario? È un memoir nel quale Paul Auster racconta una serie di lavoretti e affini che ha dovuto fare quando era giovanissimo perché aveva importanti problemi economici. Paul Auster veniva da una famiglia media, ma con una attitudine alla gestione del denaro direi antitetica, perché il padre era proprio un grande risparmiatore, la madre invece era prodiga di spese, di compere, di shopping, di regali, e i due non andavano particolarmente d'accordo su questo punto, tant'è vero che poi la famiglia originaria di Paul Auster si è separata. Quando lui ha cominciato a
studiare, in particolare gli anni dell'università, si è ritrovato nella condizione di dover fare dei lavoretti per guadagnare qualcosa, per mettere qualcosa da parte. Ed è stato lì che ha iniziato una serie di collaborazioni che, a mio avviso, sono diventate importanti proprio per la definizione della personalità, di quello che lui sarebbe stato e di quello che probabilmente andrà a trasmettere nei suoi libri. Uno dei mestieri, per esempio, che Paul Auster fa da giovanissimo è quello di tutto fare a bordo di una petroliera. È un lavoro che gli procura il patrigno, che avrà sempre un ruolo importante poi come mediatore nel collocarlo in una serie di ambienti anche professionali. Bene, Paul Auster si imbarca su questa petroliera, va avanti e indietro per il golfo, per l'oceano e conosce un sacco di gente, perché sappiamo bene anche da tanta narrativa marinaresca che i porti sono dei crocevia umani di valore inestimabile. Lui scendeva insieme ad alcuni compagni di viaggio, andava a frequentare questi baretti che a volte erano delle vere e proprie bettole, e qui vedeva le persone di qualsiasi estrazione sociale, con qualsiasi modalità di esprimere se stesse, e catturava immagini che poi sarebbero rimaste materiale fertile per l'elaborazione artistica in futuro. Il lavoro sulla petroliera gli ha dato sicuramente questa capacità di adattarsi alle situazioni e di osservare anche quello che c'era intorno, ma forse la professione che più gli ha permesso di mettere in pratica la propria versatilità è stata quella di sceneggiatore per il cinema. Viene raccontata una vicenda esilarante e anche drammatica che ha a che fare con il mondo del cinema, quando Paul era già un po' più grande e si ritrova ingabbiato dentro questo sistema dove un produttore, un pezzo grosso anche del mondo del cinema e non solo dell'epoca, lo vuole costringere a fare da ghostwriter per un libro che dovrebbe scrivere la moglie di lui, ma che in realtà non ha nessuna voglia di scrivere. E Paul si ritrova bloccato un mese in Messico con questa donna di mezza età, frignona perché ha appena vissuto un dolore sentimentale e quindi non è disposta a scrivere questo libro, e si ritrova lui stesso dentro una situazione che sembra quella di un film di gangster. Questo lo mette alla prova, a mio avviso, fa capire che lui può scrivere praticamente qualsiasi cosa, e lo ha dimostrato riuscendo a sintetizzare un copione di 300 pagine in 6-7 nell'arco di 24 ore, mettendosi davanti a dei lavori sotto pressione anche molto snervanti, che però gli hanno dato la conferma di due cose: e da una parte appunto il modo di prestarsi e di adattarsi a situazioni diversissime fra loro, e dall'altra la fermezza del suo carattere. In più di un passaggio di questo memoir è evidente, perlomeno Paul Auster racconta di se stesso, come di una persona decisa. Sì, è sceso talvolta al compromesso, ma era un compromesso che comunque doveva fare comodo a lui, soprattutto per quanto riguardava i soldi, il guadagno. E questa fermezza, questa presa di posizione della sua persona, probabilmente è stato un aspetto che poi ha contraddistinto il suo modo di porsi con gli altri per tutto il resto della vita. Le difficoltà economiche sono state crescenti e man mano che si legge questo memoir diventa avvincente, come se fosse davvero un romanzo d'avventure, perché ti chiedi ma come farà a mangiare questa settimana? Gli capitano sempre, fra l'altro, questi colpi di fortuna per cui all'improvviso, quando sembra che non ci sia proprio più niente da fare e che si sia giunti all'indigenza assoluta, ecco che arriva una borsa di un ente con il quale lui ha collaborato, o un rimborso di qualcosa che gli serviva, un credito, ecco, arrivano all'improvviso, quindi colpi di fortuna che controbilanciano queste cadute veramente al limite. I lavori nei quali lui si destreggia sono appunto tanti, alcuni sono anche molto oggi sono letti con lo sguardo di oggi, sono molto validi anche dal punto di vista proprio della storia del costume e della curiosità. Per esempio, per un breve periodo ha collaborato
con la redazione di una casa editrice specializzata in pubblicazioni d'arte, libri pregiati. Sapete quelle edizioni da tavolino con queste copertine rigide, tantissime fotografie dentro, quindi libri anche molto costosi. Lui lavorava in questa redazione e ad un certo punto ha bussato alla porta John Lennon, che voleva vedere un dipinto esposto all'interno della casa editrice. Fra l'altro un dipinto decisamente discutibile in quanto a qualità artistica. Questo lavoro per Paul Auster è breve, è transitorio. Sì, era un lavoro sicuro, molto più sicuro delle traduzioni occasionali alle quali si dedicava, però era un lavoro d'ufficio e si è reso conto che lui non è fatto per i lavori d'ufficio, i lavori che hanno un orario d'ingresso, un orario di uscita, e che sepolti nella polvere e nella noia non davano possibilità espressiva alla sua indole creativa, che invece aveva altre direzioni. Pensate che a un certo punto ha inventato anche un gioco di carte dedicato al baseball, e si dedica con tutto se stesso, va alla fiera del giocattolo, contatta altre persone perché vuole metterlo in vendita. Ma anche questo sembra uno di quei progetti fantasma destinati a non concretizzarsi mai, perché lui ne è ferocemente convinto, ma non lo sono i produttori, che invece lo reputano del tutto inadatto al mercato. Questo memoir occupa all'incirca un terzo del libro che vi sto facendo vedere, perché poi è presente un appendice con questi primi lavori di Paul Auster, e mi sono ritrovata a vedere all'interno le regole di questo action baseball, di questo gioco di carte sostitutivo del baseball, che è spiegato molto molto precisamente. Ci sono anche le immagini delle carte, quindi se qualcuno è appassionato di giochi di carte del baseball e idolatra Paul Auster, eccolo, potrebbe anche pensare di metterlo in pratica e vedere se funziona. Ma quello che più mi ha colpito e mi ha divertito leggere, quindi sì, posso dire di aver letto uno scritto di Paul Auster, è la parte dedicata ai drammi. Lui scriveva anche per il teatro, e in questo periodo appunto molto rocambolesco in cui si è prestato a tanti lavori si è dedicato anche alla drammaturgia e ha allestito degli spettacoli che sono stati un fiasco totale, ma probabilmente più per le qualità degli attori scelti che non per i testi, perché appunto i testi sono anche interessanti, considerato che si tratta di testi scritti fra la fine degli anni 60 e la fine dei 70. Qui dentro nel libro ci sono tre atti unici, e sono tre atti unici che si inseriscono perfettamente in una tradizione teatrale contemporanea a Paul Auster e anche un po' precedente. Per esempio il primo, Laurel e Hardy vanno in paradiso, è un testo che ha per protagonisti dei putativi Stallo e Olio, che si ritrovano a dover costruire ogni giorno un muro composto da pietre pesantissime secondo delle indicazioni che vengono fornite loro da una sorta di associazione pseudomilitare. Le loro condizioni di lavoro sono forzate e patiscono la riduzione a niente dell'essere umano, e nel frattempo si interrogano sulla realtà della loro esistenza. Capite che la matrice è evidentemente Aspettando Godot di Beckett. C'è molto esistenzialismo, c'è anche critica sociale, anche perché appunto il contesto risente di un certo tipo di militarismo, e io lo trovo ben inserito nell'epoca. Mi è piaciuto appunto leggerlo, e mi ha sorpresa che di Paul Auster si parli di più come romanziere che non anche come drammaturgo. Forse le sue opere drammatiche dovrebbero essere riproposte, perché in questa c'era più di un aspetto interessante. Ebbene, quindi, questo è Sbarcare il Lunario, libro che io vi consiglio se volete conoscere un po' una parte della biografia di questo scrittore. Quindi secondo me è un ottimo libro sia per iniziare, soprattutto se vi piacciono le biografie, sia per completare. Se siete amanti di Paul Auster, se avete già letto dei suoi libri e volete conoscere meglio la sua personalità e la sua formazione, come è arrivato a essere Paul Auster, non è nato con la camicia come si suol dire, ma ha affrontato moltissime difficoltà, soprattutto appunto di tipo finanziario,
Ecco, questo è il libro che vi darà un quadro abbastanza completo delle peripezie attraverso le quali si è dovuto muovere l'autore. E a questo punto io non vedo l'ora di andarmi a guardare i video delle altre e degli altri partecipanti in modo da avere gli spunti necessari per poter scoprire altri testi di Paul Auster e capire da quale cominciare. Lo potete fare anche voi, naturalmente tutti i video sono indicati qui sotto nell'info box e usciranno contemporaneamente a questo contenuto, quindi nel momento in cui state vedendo questo video gli altri sono già disponibili sui rispettivi canali. Fatemi sapere se avete letto Paul Auster, se lo conoscete, qual è l'opera che più vi ha segnato o l'opera che ritenete idonea per poter cominciare, perché Pezzi d'autore non finisce qui, continua anche nei commenti, continua con la vostra interazione, perciò fateci sapere che cosa ne pensate e da dove partireste. Io vi ringrazio per essere stati qui con me fino alla fine di questo video, noi ci vediamo prossimamente sul canale con altri appuntamenti. Ciao!